Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Sì, ci sono, cioè in realtà non ci sono, cioè la mia faccia deve assolutamente cambiare. Quindi, first step ever, make up. I colori del Locarno Film Festival sono l'oro e il nero come simbolo guida, diciamo, del Festival del Cinema. Farò un trucco nero e oro, se mi sveglio, se riesco a andare dritta poi a farlo perché c'ho sonno. Ma dai, siamo sul pezzo, devo essere elegante. Nera, total black. Allora, sta giornata è cominciata come una tragedia. Ho fatto ritardissimo perché la macchinetta dei biglietti non prende la carta, vola solo gli spicci e ancora non ho franchi spicci. Tanto Ciccotti e Daniele ci sono, eccoli qui. Ragazzi, che luce meravigliosa! E voglio quel baretto lì, lo vedo da qui. L'avevo puntato da ieri questo bar perché ha i tavolini sul lago. Oddio, ragazzi, c'è una luce bellissima! Bella luce! No, vabbè, raga, il tortino vegano è bellissimo. Questo non ce lo farò mai a berlo tutto, sto cappuccio di soia, ma questo è stupendo. Aspetta che non capisco se sono partito. Come si fa a partire, Arianna? Non sto facendo il timer. Che cosa ti ringrazio, bastava una clip. Non il cortometraggio. Daniele Dio. Dunque, raga, i programmi sono, sì, ci vengono a prendere, siamo in attesa, ci vengono a prendere qui all'albergo di Missischia e ce ne andiamo al luogo dove faremo il photocall, quella parte dove praticamente ci fanno le foto con tutti quanti i pannelli, con gli sponsor del festival, il festival, quelle cose ultrafighe che a noi ci piacciono tantissimo. È un programma molto, molto denso e io infatti mi sto riposando per essere pronta all'altezza. Daniele, qui c'è un'intervista, ecco perché stavo andando prima, perché c'è un'intervista da fare. Guarda, 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 che articolo, che articolo. Ciao Ciccotti. Ciao Arianna. Come Bene, va? Wow, che bisogna guardare qua. sì, se non lo tocchi anche meglio, Cristiano. Dirò a Ciccotti, sono talmente VIP. Che metto anche gli occhiali. Vai. Adesso con Cristiano andiamo a prendere il nostro bridge e la badge del festival. Noi siamo già ticketizzati. Eccoci. Tra l'altro, la foto con lo sguardo più da triglia che potessi scegliere. Non ridere, Arianna. Non devi ridere. Devi ridere. Perché te l'ha detto all'orecchio sbagliato. Arianna, come ti senti? Benissimo, mi sento. Però devi ridere. Pensa a quanto è spaventato Lillo. Non si ride, si è seri in queste occasioni. Poi se rido sembro alien. Devi pensare a quando è spaventato Lillo. Secondo te sta pensando, che cazzata, sicuro? Guarda, vedi come trattiene le guance, guardalo. Guarda come fa il figo. C'è l'atteggio, c'è l'atteggio. Ma gli possiamo fare un po' cazzo, è strano. Com'è andata a mezzo schiauro? Bellissimi.
Abbiamo appena fatto il fotocall su questo pannello fighissimo. Sto scherzando. Smettila che mi devi fare una foto, dai. Vi faccio una foto, mamma mia, queste dive! Ci hanno portato a vedere un documentario molto interessante che parla dell'evoluzione dei provini e dei casting degli attori del centro sperimentale negli anni. Cosa portavano, come approcciavano i casting. Non vedo l'ora. Oh, here you are, face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places. Makes me laugh above the irony of everything. I like the way you're thinking, I don't really care about the music on the dance floor. Allora, mi sono fatta riaccompagnare in albergo. Ciao! Ciao! Ho preso il vestito per questa sera, andiamo a prendere i beige e la borsa di Locarno, non vedo l'ora. Perché vedo tutti quanti in giro con le borsette di Locarno, io la prima cosa che devo fare appena arrivata ed è l'ultima che sto facendo perché sto rincoglionita. Comunque qua vendono un sacco regali le birre analcoliche, io non ne trovo così spesso in giro in Italia. Quindi Ciccotti... Missione beige. Oh yeah. Beige mission. L'abbiamo. Dani, fai vedere la tua. Bellissima. Ah no, devo mettere il beige io. Ho tutto sto casino per poi tenerlo in borsa. Eh no. Ragazzi, è tutto buio, non so, c'è Cristiano, Valentina, c'è Daniele. Ci siamo, stiamo andando alla proiezione del film, solo che è tutto completamente buio e siamo tutti emozionati. Dai Arianna, che facciamo tardi? Corri. Peccato che io sto portando. Non mi mettere più in difficoltà di quello che... Sì. Oh, meglio. Oh. Oddio, che emozione. Scherzato, che emozione. Qualcuno prema il pulsante. Siamo noi. Ecco, io sto per video, è bellissimo. Stiamo assistendo ad una meta proiezione, alla meta realtà. Guarda, eccoci. Ciccotti, vai. Ok, viene in Sischia. Selezionato un festival così enorme, così importante, grazie a persone come loro che non fanno una distinzione, come hanno detto prima, tra cinema di genere e cinema non di genere. Ci sono film belli e film brutti. Ragazzi, abbiamo appena finito la proiezione del film, è stato bellissimo. Ho braccato pure un signore che stava facendo video perché non sono riuscito a farli. Ma quanto hai dato esperienza sul set? È un ruolo di fuoco. Sì. È stato bello quando Daniele ha detto c'era un ruolo che secondo me ha detto ok, dimmi come devo morire. Ha detto che farà anche la recensione, che ce la girerà, e adesso lasciamo che i ragazzi poverini devono lavorare, quindi dovrò lasciare questa bellissima sala, un'esperienza fantastica, aver preso fuoco sullo schermo. Cioè, non ci posso credere che anche questa serata è finita. Questa porta è durissima. Il momento più soddisfacente di ogni fine giornata è questo. Che volo, tutto a posto. Non me ne stacco più le ciglia finite. Tutte le storie hanno la medesima
fine, ovvero ci si strucca e ci si prepara per andare a letto. Niente, saluterò la strada di Via Gottardo qui a Locarno, perché domani la percorrerò per tornare in stazione e tornare a casa. E a casa ci torno sicuramente arricchita e molto felice, anche se domani partiamo per una nuova avventura. Ma questo, signori miei, è un altro video. Da Locarno è tutto, grazie come sempre per la compagnia. Questo iPhone che mi avete regalato lo sto sfruttando e mi sta tenendo veramente tanta compagnia, perciò grazie, grazie, grazie. Alla prossima avventura.